Ho conosciuto Gian Donato non troppo tempo fa, quando si avvicinò al partito e venne bussando, come ho raccontato, in punta dei piedi, da persona umile qual era, diede il suo contributo, è stato un contributo enorme in un momento in cui pochi credevano alla possibilità che questa avventura funzionasse davvero. Lui ci ha creduto ed è stato un elemento decisivo per la nostra crescita, ci lascia un insegnamento enorme. Oggi tutta la città di Teramo e non solo lo omaggia e lo piange, perché abbiamo davvero perso una grande persona. Gian Donato era un punto di riferimento di Fratelli d'Italia, era uscito all'esecutivo nazionale per stare vicino ai cittadini col suo ruolo difensore civico, come è stato nel nostro esecutivo nazionale nel momento in cui noi eravamo il primo partito d'Italia, in cui progettavamo come arrivare a guidare questa nazione. Sempre stato generoso, sempre disponibile, onesto, buono, non ha mai anteposto il suo interesse personale all'interesse dei cittadini. Gian Donato era un grandissimo punto di riferimento per Fratelli d'Italia, per la destra abruzzese e nazionale, era un punto di riferimento per la politica abruzzese. Se ne va una bellissima persona, un punto di riferimento, una persona che amava la politica e faceva amare la politica. Gian Donato arricchiva chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo, perché con chiunque, con tutti, ha avuto un confronto onesto, leale, rispettoso, e soprattutto consentiva di confrontarsi sulla base delle idee. Mai attraverso uno scontro si arrivava a comprendersi, anche magari non condividendo le posizioni, come è giusto che sia. Ecco perché nel mio saluto ho voluto dire che sulla fascia che ho l'onore ancora di ricoprire c'è una traccia indelebile del suo ricordo, della sua persona. Era un punto di riferimento per tutte le forze politiche, ma per tutti i giovani che si sono avvicinati alla politica. Era un esempio più che un punto di riferimento, una perdita incolmabile, sia il valore politico ma soprattutto umano. Quindi vedere tanti amministratori che oggi vengono qui a rendere omaggio a Gian Donato fa capire quanto Gian Donato fosse importante per noi.